Sull'autostrada che mi porta verso la notte, guardo il sole nello specchietto retrovisore, schiaccio con le ruote l'acqua delle pozzanghere, le insegne al neon traballano, manifesti elettorali appesi ai pali, marche di detersivi automobili, una valigia carica di mutande, calzine, canottiere che vorrebbero una lavatrice. Mi muovo come in un film, respiro a fatica, un cuore di plastica dentro un cuore di carne, mastico gomme al sapore di tabacco, ma non smetto di fumare. Credo che Dio mi stia aspettando al fondo di questa strada perché io gli racconti che cosa è nascere e cosa è morire. Figlio. Il padre è un uomo fortunato, eh? Non c'è. E quando tuo figlio chiederà di lui? Gli dirò la verità che non c'è. Digli che sono io. Ma dai, e perché? Diciamo che non so quanto tempo mi resta così, non so. Ma io non so nulla di te. Ti racconto un po' della mia vita, poi ti lascio le mie foto, ci facciamo delle foto insieme. E così quando sarà grande potrà vedere la foto di qualcuno che potrebbe essere stato il padre.